mattina, quanti muscoli di vita tesi contro questa aurora. È un temporale, signorina, come una sera di mattina. Lei nuvola leggera, dolce fiore di frescura. Ma vada pure, signorina, io rimango qui a guardare quell'andare di collina, quel sorriso rotolare. Complimenti, signorina, pelle bianca da bambina, per quell'anima pulita come un vento di riviera. E questi seni, signorina, buon appiglio per la vita, sono fieni da tagliare e le gonfio in questo mare. La prego vada, signorina, che io rimango qui a guardare quell'andare di collina, quel sorriso rotolare. Signorina, signorina, adesso io voglio cambiare queste gambe di benzina che non sanno più partire. Signorina, signorina, mi dica dove devo andare, quali rotte da seguire per viaggiare in questo mare. Signorina, quanta terra in questo mare, in quelle mani di farina impastate ad acqua e sole. E poi mi dica, signorina, ma quanto mi potrà costare qualche scampolo di vita, un'occasione da comprare. E vada pure, signorina, che io rimango qui a guardare quell'andare di collina, quel sorriso rotolare. Signorina, signorina, adesso io voglio cambiare queste gambe di benzina che non sanno più partire. Signorina, signorina, mi dica dove devo andare, quali rotte da seguire per viaggiare in questo mare. Signorina, signorina, adesso io voglio cambiare queste gambe di benzina che non sanno più partire. Signorina, signorina, mi dica dove devo andare, quali rotte da seguire per viaggiare in questo mare. Buongiorno a tutti, tramite questo video io vi mando i miei saluti, saluti a tutti, a tutta la cittadinanza di Galvez, in particolare ovviamente agli italiani, agli italo-piemontesi che sono presenti. Purtroppo non posso essere presente io, però c'è il mio vice sindaco Angelo Torielli, al quale affido questo video, oltre ovviamente i miei più cari e cordiali saluti. Ho avuto modo l'anno scorso di conoscere la gente di Galvez, sono persone splendide, mi dispiace di non poter essere lì con voi. E a questo video affido anche quella che è un po' la parte che mi tocca fare, lo faccio con estremo piacere ed orgoglio, cioè quella di descrivere quello che è il comune di Santo Stefano Bello. A guardare quell'andare di collina, quel sorriso rotolare. Io ti immaginerò di luna in un prato coltivato a stelle, come un molo di fortuna per un cattivo navigante come me.
Santo Stefano Bergo è un paese che ha poco più di 4.000 abitanti ed è conosciuto in Italia e all'estero per due peculiarità particolari. La prima è un paese agricolo, a vocazione prettamente agricola vitivinicola, in cui ben 1.000 ettari sono vitati a moscato, e quindi qui si produce il moscato d'Asti e l'Asti, che è conosciuto fortunatamente in tutto il mondo. Il 10% della produzione viene da Santo Stefano. Se poi si valuta invece quelle che sono le aziende produttrici di moscato d'Asti e di Asti, diciamo che elaborato qui a Santo Stefano è più del 30% del mercato del moscato d'Asti e dell'Asti. Quindi capite bene qual è per noi l'importanza di questo prodotto e anche quale può essere la rilevanza, la cassa di risonanza all'interno del mondo per noi che lo produciamo in così grandi quantità. Ci sono due pezzi di cielo, guardate, guardate su in quel vallone. Ci sono dei pezzi di cielo, guardate più a destra, su quel costone. Ma non può più essere cielo, sotto le nubi che dividono il mondo.